Allora, adesso ci manteniamo sempre sul discorso degli esercizi e non so se arriviamo a fare un esempio completo, però andiamo a vedere un altro degli esercizi del compito. Però prima, per vedere questo esercizio, anche qui abbiamo bisogno di precisare qualche piccolo concetto. Allora, due piani. Allora, in R3 abbiamo visto l'equazione di retta e piani. Fino ad ora abbiamo visto l'equazione di retta e piani passanti per origine. R3, gli sottospazi hanno dimensione. Allora, due sono banali. Quello di dimensione 3 è tutto R3. Quello di dimensione 0 è il vettore 1. Quello di dimensione 3 lo potete generare prendendo tre vettori indipendenti. Oppure partite da R3 e non imponete alcuna equazione. Il vettore di dimensione nulla è il solo vettore nullo, quindi lo generate col vettore nullo, cioè che ha dimensione comunque 0, perché il vettore nullo si ritiene indipendente. Se applicata la definizione è un vettore realmente indipendente. Oppure lo partite da R3, dovete imporre tre equazioni indipendenti. La prima equazione vi fa scendere a un piano, la seconda è un altro piano che è intersecato più da una vetta, la terza vi dice che è intersecato con la vetta, vi dà il vettore 1. Però è inutile farlo perché già alla fine so che viene il vettore 1. Quindi i sottospazi non banali di R3 possono avere solo dimensione 1 o 2. Un sottospazio vettoriale di R3. Cominciamo con la dimensione 1, questa è una retta passante per l'origine. La retta passante per l'origine è del tipo, per esempio, lambda, diciamo, e qua ci metto un vettore fisso, A, B. Facciamo un esempio concreto, lambda 1, 1, 0. Esempio, R lambda appartenente. Ora, questo è un esempio di equazione parametrica. Allora, un'equazione parametrica di una retta passante per l'origine è sempre di questo tipo. È sempre lambda per un vettore fisso. Stiamo in R4, quello è un vettore di R1. Se vogliamo descrivere la stessa retta come intersezione di due piani, cioè mediante delle equazioni, dobbiamo, questo geometricamente corrisponde a descrivere la stessa retta come intersezione di due piani, cioè per esempio x, y, z, tali che, e qua ci dobbiamo mettere un sistema. Che sistema? Per esempio x più y meno 2z uguale 0, e poi che ne so, 3x meno 2y meno 0 uguale 0. Scusate, siamo in R4, siamo in R4 qua, quindi dovevamo stare in R3, allora mettiamo 1, 1, 1, e allora è giusto quello che sto dicendo. Siamo in R4 perché avevo visto il vettore scritto qua. Quindi se volevo una retta in R3 ci devo mettere un vettore in R3. Allora qua ci metto 1, 1, 1 e quindi è giusto quello che stavo. Mi è rimasto un po' del discorso di prima, dell'esercizio dell'ordine. Ok, vabbè, qua devo chiudere la. Sì, l'ho chiusa la parentesi, non si vede. Ok. 1, 1, 1. Allora, come si fa a vedere che questa è una retta? Questo è un piano. Vi ricordate? Un piano passante per l'origine, ax più by più cz uguale a 0, piano per l'origine. Questo è un altro piano per l'origine. I due piani non, allora, due piani passanti per l'origine, che cosa possono fare? Possono o si intersecano lungo una retta o possono solo coincidere. Cioè, ma due piani non potevano essere paralleli? No, se passa per l'origine no, perché c'è almeno un'intersezione che è l'origine. Quindi questi piani non coincidono. Perché non coincidono? Vi ricordate?
Il primo piano era come scrivere xyz scalare 1, 1, meno 2 uguale a 0. Quindi era come scrivere questo piano e 1, 1, meno 2 era il vettore normale al piano. Vabbè, questo non è 1, 1, meno 2, però insomma per capirci. Quando faccio l'equazione di un piano, A, B, C rappresentano proprio il vettore in R3 normale al piano. Quest'altro piano qui ha un vettore diverso, cioè 3 meno 2 meno 1 non è proporzionale a 1 1 meno 2. Non solo è diverso, ma è anche non proporzionale. Perché se fosse proporzionale, cioè se il vettore fosse, se il secondo vettore fosse il doppio del primo, allora il piano sarebbe lo stesso. Invece no, questo il piano, il vettore normale qua è 1 1 meno 2. Nel secondo caso è, quindi io posso riscrivere il mio sistema come x, y, z scalare 1, 1, meno 2 che fa 0, e poi x, y, z scalare 3, meno 2, meno 1 e pure fa 0. Questi due vettori non sono proporzionali, quindi vuol dire che uno fa una cosa e uno fa un'altra cosa. Allora quando andiamo a prendere i piani, normale a questi due vettori, vengono due cose diverse che si intersecheranno lungo una retta. Ovviamente questa retta, siccome i piani passavano entrambi per l'origine, questa retta passerà anche lei per l'origine. Quindi la situazione di una retta per l'origine in R3 è sempre fatta così: ho due piani con vettore normale non proporzionale messi a sistema, o un'equazione parametrica, cioè lambda per la direzione della retta. È chiaro? Questa è l'equazione parametrica, questa è l'equazione cartesiana. Parametrica, cartesiana. Dimensione 1, un parametro, due equazioni. Un parametro perché è dimensione 1, due equazioni perché 3 meno 2 fa 1. È chiaro, mo? Ok, adesso supponiamo che avevamo invece un piano. La dimensione 2, quindi stiamo ripetendo cose già dette, piano per l'origine. Allora, esempio, come è fatto un piano per l'origine? 3x più y meno z uguale a 0. Questa è l'equazione parametrica. Stavolta c'è una sola equazione, perché 3 per arrivare a 2 basta solo un'equazione, 3 meno 1 fa 2. Se voglio passare all'equazione cartesiana, adesso come devo fare? Quindi qua posso scrivere che il mio piano di greco è uguale all'insieme di x, y, z, tali che era, se ricordo bene, x più y meno 0. Questo è un piano per l'origine. Adesso se voglio passare alla retta, scusate, all'equazione parametrica del piano, che devo fare? Il mio piano lo posso scrivere come? Questo non c'entra niente con pi greco, il numero, il rapporto tra la circonferenza e il diametro. Spesso i piani si chiamano anche con le lettere greche minuscole, per distinguere dalle lettere che le chiamiamo con le lettere latine. Allora, cosa devo fare se voglio avere un'equazione parametrica? Allora, per esempio, metto y uguale a 1, scusate, x uguale a 1, y uguale a meno 3, 0 uguale a 0. Quindi viene 1, meno 3, 0. Questo è un punto che sta sul piano. 1, meno 3, 0, se soddisfa questa equazione, è un punto che sta sul piano. Poi posso fare 1, 0, 3. È un altro punto che sta sul piano. Poi che faccio? Questi due punti sono indipendenti?
sì, sono due punti indipendenti, vede, non sono, allora qua stava l'origine, qua stava un punto, qua stava un altro punto, questi due punti, questi due, cioè i due riguardati come vettori sono indipendenti, non sono proporzionali. Allora cosa faccio? Io so che il piano è dimensione 2, quindi mi basta semplicemente fare una combinazione lineare di questi due vettori e ottengo tutti i punti che stanno sul piano. È chiaro adesso? Quindi, come vedete, un retta, sistema di due equazioni cartesiane, un vettore moltiplicato per un barante. Piano, siamo nel R3, un'equazione cartesiana, oppure la combinazione lineare di due vettori con ovviamente due parametri. Se stavamo in R4, per avere una retta, qua bastava semplicemente mettere un vettore di R4, per avere invece la retta in modo cartesiano ci volevano tre, abbiamo visto prima, ci volevano tre equazioni a sistema, indipendenti. Indipendenti nel senso che i vettori normali e piani erano indipendenti. Per avere, se invece ne mettevo una sola, cosa ottenevo in R4? Avrei ottenuto un iperpiano di dimensione 3. Purtroppo là, diciamo, tutto quello che è da dimensione da 2 in su lo chiamiamo piano, iperpiano, eccetera. In dimensione 4 possiamo dire semplicemente che quella di dimensione 3 è un iperpiano. Però se siamo in qualcosa che è più grande di R3, noi rette e piani sono termini che vanno bene per R3. Tutto quello che ha dimensione maggiore di 1 chiamiamo iperpiano di dimensione K, se ha dimensione K. Quindi se mettevo una sola equazione in R4 ottenevo un iperpiano di dimensione 3. Se andavo a scrivere l'equazione parametrica avevo la combinazione lineare di tre vettori. Se invece volevo un iperpiano di dimensione 2, dovevo mettere due equazioni cartesiane al sistema oppure due vettori che stavano sul piano indipendenti e metterci dei parametri da. Chiaro? Nel far questo, naturalmente, ci sono delle arbitrarietà. Quando io passo da questa a questa, questa è quasi unica, nel senso che se voglio una retta con questa direzione in R3, il vettore della direzione o è 1, 1, 1 o è 2, 2, 2, cioè tutti gli altri vettori che mi danno la direzione sono proporzionali a 1, 1, 1. Invece quando passo qui, i due piani possono essere benissimo fatti diversamente. Per esempio, potrei scrivere 5x meno 3y meno 2z uguale a 0, perché 1, 1, 1 soddisfa pure questo piano qua. Oppure posso scrivere x più 5y meno 6z uguale a 0, la stessa cosa. Semplicemente immaginate un libro. Immaginate un libro. È chiaro che io posso avere tante pagine che passano per la costola del libro. Lo apro, 200 pagine passano per la stessa costola del libro. Se ne scelgo due, mi determinano la costola come intersezione. E le due che scelgo posso sceglierle tra le 100 pagine del libro. In realtà, diciamo, io qui posso cambiare agevolmente piani, i vettori ortogonali ai piani non sono più quelli di prima, però la intersezione dei piani rimane sempre la stessa. Qua al contrario, se io faccio questo piano in R3, se lo scrivo come equazione cartesiana, il vettore normale al piano, se voglio questo piano qua, il vettore normale al piano è questo, tutto al più può essere questo o questo, cioè a meno di un coefficiente di proporzionalità il vettore normale al piano è sempre lo stesso. È chiaro che se io scrivo 6x più 2y meno 2z uguale a 0, è chiaro che è lo stesso piano, e questa è la stessa equazione, metto in evidenza il 2, divido per 2 e fa. Chiaro? Però se lo vado a scrivere invece così, in forma parametrica, la forma parametrica si trova quando io ho determinato due vettori indipendenti sul piano. I due vettori indipendenti io li posso girare come mi pare. Posso prendere su questo piano, posso prendere due vettori così, oppure. Quindi ho molta più, ovviamente, arbitrarietà. Però si tratta di abituarsi un minimo. Adesso quello che vogliamo vedere
come descrivere invece quelli che si chiamano sottospazi affini di R3? Cos'è un sottospazio affine di R3? Un sottospazio affine di R3 di dimensione 0 è un punto. Dimensione 1 è una retta, dimensione 2 è un piano, dimensione 3 è tutta R3. Però che cosa è cambiato rispetto a prima? Che non pretendo più che passino per l'origine. Allora, come si fa? Allora, facciamo prima in R2 che è più facile, perché magari capire in R2 è più facile. Allora, se in R2 prendo un punto P, l'unica cosa che io ho fatto era prima, se prendevo un punto un sottospazio di dimensione 0 era per forza l'origine, perché l'unico sottospazio di dimensione 0 è l'origine. Adesso, se voglio prendere un punto P, cosa praticamente ho fatto? Non ho fatto altro che prendere l'origine e spostarla in P. Prendiamo il caso invece di una retta, sempre in R2. Che non passa per l'origine. Allora, come si può ottenere una retta che non passa per l'origine? È molto semplice. Prendiamo la retta parallela alla precedente, ma questa la chiamiamo R prima, chiamiamo R quella che passa per l'origine. Poi prendiamo un vettore che parte dall'origine e arriva a un punto che sta sulla retta. Questo punto, questa retta chiamiamo R', questo punto chiamiamo P. Adesso prendete un qualunque punto che sta sulla... Allora, questo è un vettore della direzione di R, lo chiamiamo V, quindi un qualunque punto che sta sulla retta passando per l'origine è lambda v. Adesso provate a fare la somma vettoriale. Se provate a fare la somma vettoriale dovete costruire questo parallelogramma. Questo parallelogramma vi porta automaticamente sulla retta P'. Perché nel parallelogramma i lati opposti sono a due e due paralleli. Quindi questo è parallelo a questo e quindi sto sulla retta R'. Quindi se io lo voglio descrivere in maniera parametrica, se R era lambda V tale che lambda apparteneva a R, R' chi sarà? Sarà insieme di P più lambda V tale che P appartiene a R3 e lambda. Questo V pure appartiene a R3. Quindi la nostra retta risulta una traslazione è parallela. Allora, come si ottiene una parallela? L'hai presa e l'hai spostata. Come l'hai spostata? Con una traslazione. Quindi tutti i vettori della retta non passante per l'origine si ottengono sommando un vettore fisso, detto vettore di traslazione, più un qualunque vettore che stava sulla retta di partenza. Ma un vettore che stava sulla retta di partenza in forma parametrica sono lambda per un vettore fisso, quindi per meglio dire, un punto fisso P, qua lo stesso, diciamo, i vettori di R3, una volta li guardiamo come punti, una volta li guardiamo come punti. Un punto fisso P della retta non bastante per l'origine, più lambda per il vettore della retta della direzione R. Adesso facciamo un altro piccolo passo logico. Il vettore di traslazione non è unico, cioè cerco di rifare la stessa figura, modulo il fatto che non sono un buon disegnatore. Allora, questa era la retta R e questa era la retta R'. Ok? Allora lì avevamo preso come vettore di traslazione avevamo preso P, che era più o meno questo qua. Adesso invece di prendere P prendiamo come traslazione prendiamo Q.
Q prendiamo questo vettore qua. Se invece di prendere P prendo Q, quando faccio Q più lambda V, che succede? Niente. Succede che ho sempre un parallelogramma, questo era lambda V e questo è Q più lambda V. Ovviamente se il lambda è lo stesso, siccome comunque Q è cambiato, non vado a finire, questo era P più lambda V, era un altro punto. Però se ci fate caso, atterro sempre sulla retta R', perché sempre di un parallelogramma si tratta, quindi sto sempre sulla retta parallela ad R passante per Q. Ma se ho preso R', cioè invece di prendere il punto Q, P, ho preso un punto Q, per una retta esterna alla retta data, una volta fissato un punto della, per un quinto postulato qui, per una retta e un punto fuori di essa passa una e una sola retta. Siccome per P e Q, diciamo, P e Q appartenevano entrambi a R' per costruzione, la retta parallela a R passante per R' è la stessa, parallela a R passante per Q è la stessa di prima, cioè sempre R'. Noi per costruzione sappiamo che questa passa anche per P, no? P era un altro punto che stava qua sopra, quindi siccome per P di parallela a R ce ne passa una sola, la retta che abbiamo preso adesso è sempre quella di prima. Quando faccio bene, P e Q sono stati due punti che io ho scelto sulla retta R. Bene, allora ripeto, io voglio descrivere parametricamente una retta non passante per l'origine. Cosa devo fare? Mi fisso un punto P sulla retta, poi prendo la parallela destra passante per l'origine. La parallela destra è lambda per V, ha una direzione fissa che chiamo V e la moltiplico per lambda, e poi applico la traslazione. Se non applico la traslazione otterrò la parallela per l'origine, se applico la traslazione otterrò la retta che volevo scrivere. Dice, questo punto P che volevi fissare, hai fissato quello, ma ne posso fissare un altro? Sì, ne posso fissare un altro. Se invece di prendere P prendo Q, viene sempre la stessa cosa. Quindi questo è uguale all'insieme di Q più lambda V. Q è un punto appartenente a R', così come P era un punto appartenente a R', tale che lambda appartiene. Meglio scritto così. Ora, uno dice, ma io se ci metto lo stesso lambda, i punti non vengono uguali. Ma nessuno ha detto che siano uguali. Io sto dicendo semplicemente che al variare di lambda questo spazza tutta la retta R', e che al variare di lambda anche questo spazza tutta la retta R'. Non ho mai detto che quando metto lo stesso lambda qua il punto deve essere uguale. Io quando metto un certo lambda qua mi viene questo punto qua, quando metto lo stesso lambda qua mi viene quest'altro punto qua. Questo è Q più lambda V e questo è P più lambda V per un certo fissato valore di lambda. Non sono uguali, però quando cambierò lambda, P più lambda V stava qua e quindi lo otterrò quando qui ci metterò un altro valore, ci metterò un opportuno mu, Q più mu V sarà uguale a P più lambda V. Però se faccio variare lambda in tutto R, questo descrive tutta la retta R' e questo invece pure, e quindi R' è uguale a questa volta. Adesso andiamo a vedere come si fa a passare, facciamolo con un esercizio, con un esempio, e poi vediamo come si fa a passare in forma cartesiana. In realtà poi ci interessa più il contrario, passare cioè dalla forma cartesiana alla forma parametrica.
Ma facciamo un esempio. Esempio, diretta in R3 non passante per l'origine. Allora, prendiamo R1, 2, 0 più lambda 1, 0, meno 1. Tale che lambda appartiene. Questa retta non passa per l'origine, perché se passasse per l'origine vorrebbe dire che questo vettore dovrebbe essere proporzionale a questo, e non è possibile, no? Per ottenere che questo è uguale al vettore nullo per un certo lambda, e quindi portando dall'altra parte che questo sarebbe uguale a meno lambda per questo, quindi i due vettori dovrebbero essere per forza proporzionali, non lo sono. E quindi questa retta non passa per l'origine. Provate a scrivere uguale 0, 0, 0. Trovate 1 più lambda uguale a 0, 2 lambda uguale a 0, trovate subito la soluzione lambda uguale a 0. E che però non va bene sulla terza, perché viene non va bene sulla prima, perché avrebbe 1 uguale a 0. Quindi non ci passa per l'origine. Ok. Questa retta come faccio a cambiare l'espressione parametrica? Prendo un altro punto della retta, per esempio prendo lambda meno 1, meno 1 qua mi viene 1 meno 1 e fa 0, poi mi viene 2 meno 0 e fa 2, poi mi viene 0 più 1 e fa 1, e qua scrivo più lambda 1, 0, meno 1, tale che lambda appartiene a 0. È esattamente quello che ho fatto prima. Questo era quello che avevo chiamato per esempio pi, e questo è quello che ho chiamato Q. Dice, ma adesso se ci metto lambda uguale a 1 i punti sono diversi, ma io ripeto, qua non c'è scritto che per ogni valore di lambda il punto che esce di qua è uguale al punto che esce di qua. C'è scritto che al valore di lambda esce una retta e al valore di lambda qua uscirà la stessa retta. Per esempio, se io scrivo 1, 2, 0 più 3 volte 1, 0, meno 1, questo fa 4, 2, meno 3. Adesso se provo a fare 0, 2, meno 1 più 4 volte 1, 0, meno 1, 0, 2, 1, scusate, quanto fa? Fa 4, 2, meno 3, e viene lo stesso punto. Quindi ho cambiato punto di, cambiato il punto che mi serviva per traslare il vettore di traslazione della retta, e per ottenere lo stesso punto dovrò cambiare il coefficiente qua davanti. Qua, se qua ci metto 3, qua ci metto 4, se qua ci metto 4, qua ci metto 3, 5. In generale, se uguagliate, come si fa a trovare la regola generale? Io faccio questo più lambda deve essere uguale a 0, 2, 1 più mu 1, 0, meno 1, e allora scoprite che portando questo dall'altra parte trovate 1, 0, meno 1 più lambda 1, 0, meno 1 uguale a mu 1, 0, meno 1. Allora, sommate, vi viene lambda più 1 per 1, 0, meno 1 uguale mu 1, 0, meno 1, e quindi trovate lambda più 1, che è vero, se solo se lambda più 1 uguale mu. Quindi mu, cioè se qua ci mettete lambda per ottenere un certo punto, qua non ho dovuto chiamare, no, lambda, un altro nome se voglio fare l'equazione, no? Qua, se là ci mettete un certo coefficiente, qua ci dovete mettere il coefficiente aumentato di 1. In questo caso, se sceglievo un vettore di traslazione diverso, magari mi veniva
mu uguale lambda più 2, oppure mi veniva mu uguale meno un mezzo lambda più 3, che ne so. Cioè, scusate, sì, mi veniva un'altra cosa. No, no, doveva sempre venire lambda più qualcosa, perché il vettore è usato lo stesso. Se usavo un vettore proporzionale poteva anche venire... Insomma, era questa qui è la descrizione della stessa retta. Della stessa retta. Cambia, cioè, il vettore di traslazione. Ora, come facciamo a descrivere un piano prima del piano, come si fa a passare in equazioni cartesiane? R', vabbè, R, chiamata R. Veramente prima la chiamata R. Adesso portiamola in forma cartesiana. Come si può portare in forma cartesiana? Allora, questa la posso scrivere sempre come intersezione di due piani. Però, se la voglio scrivere come intersezione di due piani, io adesso che devo fare? Prendo allora, questa era la retta. Allora, se la retta la voglio scrivere come intersezione di due piani, i due piani devono contenere la retta. Quindi, per prima cosa, il vettore ortogonale a questo piano, siccome mettiamo che l'origine sta qua, siccome su questo piano c'è una retta parallela a quella, passando per l'origine, allora comunque quel vettore deve essere ortogonale alla retta di partenza. Cioè, ortogonale, un vettore che è ortogonale a un piano è ortogonale a tutte le rette che lo contengono. In realtà si vede meglio se trasliamo, mettiamo l'origine, questa pure dall'altra parte, trasliamo tutto nell'origine, questo è il vettore ortogonale al piano, questa è la mia retta di diciamo traslata nell'origine, e allora siccome il vettore ortogonale ha un piano che contiene il piano traslato, conterrà la retta quella lì, e quindi essendo ortogonale al piano è in particolare ortogonale a tutte le rette messo contenute. Quindi, per prima cosa devo scegliere un piano. Come è fatto questo piano? AX più BY più CZ uguale D. Allora, la prima cosa che devo fare, devo scegliere un piano che abbia un vettore ortogonale alla direzione della retta. La direzione della retta è 1, 0, 1, quindi per avere una cosa ortogonale rispetto a questa posso prendere per esempio 1, 3, 1, quindi prendo x più 3, y più 0. Allora, il vettore ortogonale al piano quant'è? 1, 3, 1. Questo vettore 1, 3, 1 è ortogonale a 1, 0, 1, perché viene 1 più 0 meno 1 e fa 0. Ma devo prendere b però. Allora, io voglio che il mio piano contenga la retta. Allora, per essere sicuro che contiene la retta, allora, non stiamo nell'origine, no? Allora, questa è la retta e questo voglio che sia un piano che la contiene. Allora, se traslo tutto nell'origine, il vettore normale a questo piano deve essere normale anche alla retta. Però, immaginate tutto traslato nell'origine, se io, diciamo, contengo un punto della retta, automaticamente conterrò la retta stessa. Perché? Allora, vediamo un po'.
io, diciamo, quando cambio D, vi ricordate che succedeva a questi piani? Io non riesco a far bene la figura. Allora, se io cambio D, che succede ai piani? Semplicemente, cambiando D, sono paralleli. Però, tra questi piani paralleli ce ne sarà uno e solo uno, quale? Che passa per l'origine. Qual è quello che passa per l'origine? Quando D è uguale a 0. Ora però, il fatto di aver preso questo vettore normale mi assicurava che quando passavo per 0, per l'origine, il piano conteneva la traslazione della mia retta passando per l'origine. Cioè, la retta sta, facciamo conto, qua, su questo piano qua. Ci vuole, ci sta, niente, ah sì sì, ci sta un gesso qua. Allora, prendete questo gesso qua. Allora, la retta sta sul secondo piano, vedete? Questi sono quattro fogli paralleli. La retta sta sul secondo foglio. Io so soltanto che quando mi vado a traslare l'origine, il piano contiene la retta. Allora, che vuol dire? Che tra i tanti fogli paralleli, tra i tanti piani paralleli, ce ne sarà uno solo che contiene la retta vera. No? Questi sono paralleli. In ogni caso, perché quando mi andavo a traslare per l'origine, la retta stava sul piano. Allora, siccome io mi sto traslando ma sto mantenendo la direzione, se non sono, se la retta non è contenuta nel piano, comunque è parallela rispetto al piano. Stava all'inizio, se li faccio passare entrambi per l'origine, la retta sta sul piano. Se li sposto, il piano viene, per esempio, immaginate una retta che sta su un piano orizzontale. Allora, il piano, se ne prendete un piano parallelo, è orizzontale. La retta, se la traslate, rimane sempre parallela al piano orizzontale. La potete traslare in così, la potete traslare in verticale, la potete traslare in così, ma rimane sempre parallela al piano orizzontale. Quindi, la retta dove sarà? A una certa altezza. Allora, di questi piani ce ne sarà uno solo, quello che sta a quell'altezza, che passa per la retta verde. Allora, come faccio a essere sicuro che quindi contenga la mia retta? Beh, se contiene un punto della retta, la contiene tutta. Perché, come vedete, la retta verde, questi piani qua, paralleli a questo qua che io ho determinato, diciamo, che conteneva la retta, la traslata della retta passante per l'origine, o la contengono o non la, non hanno proprio intersezione vuota. Quindi per determinare D basta semplicemente fissare x, y e z in maniera arbitraria e farsi il conto di quanto viene D. Per esempio, un punto della retta qua quant'è? Mettiamo mettiamo che prendiamo l'ando qua da 1 qua. Allora mi viene 1, 2, 0, ok? 0, 2, 1, più 1, questo è un punto della retta. Allora, andando a mettere al posto di x, y, z 1, 2, 0, mi viene 7, perché viene 1 più 6 più 0. Quindi questo è un piano che contiene la mia retta. Un altro punto della retta, come 1, 2, 0 è un punto della retta, anche 0, 2, 1 è un punto della retta. E però 0, 2, 1 mi viene sempre 7, mi viene sempre lo stesso piano, non va bene. Prendiamo un altro vettore ortogonale, per esempio prendiamo meno 1, meno x, più y, meno z, uguale. Poi prendiamo sempre il punto 1, 2, 0, allora stavolta mi viene meno 1 più 2 più 0 fa 1 e questa è un possibile sistema di due equazioni cartesiane che mi dà la retta. Vogliamo avere la controprova? Adesso faccio vedere come si passa dall'equazione cartesiana della retta all'equazione parametrica in generale. Adesso supponiamo di avere
sono due piani. Ora, due piani in generale come possono essere in RV? Possono essere incidenti, se sì, sono incidenti in una retta, oppure possono essere paralleli e non avere nessun punto in comune, oppure possono essere paralleli e coincidere. Questi tre casi a cosa corrispondono? Quando sono paralleli e non hanno nessun punto in comune, corrispondono al fatto che qua c'è la stessa equazione e poi qua ci sono due numeri diversi. Per esempio, se scrivo x più 3y più 0 uguale 7, scrivo x più 3y più 0 uguale 5, quelli sono due piani paralleli che non hanno nessun punto in comune, perché se x più 3y più 0 fa 7, non può fare 5. Ok, quindi corrisponde al caso di due equazioni incompatibili, diciamo, che danno un sistema assoluto. Se invece avessi x più 3y più 0 uguale 7 e x più 3y più 0 uguale 7, non avrei due piani incidenti, ma avrei sempre lo stesso piano, quindi l'intersezione sarebbe data sempre da un piano. Qui non siamo sicuramente in questa situazione perché, come vedete, il vettore normale al piano, in questo caso è 1, 3, 1, in quest'altro caso è meno 1, 1, meno 1, e sono due vettori diversi. Quindi due vettori, i piani sicuramente non sono paralleli. Allora, se non sono paralleli, si sono sempre incidenti lungo una retta. Rimane da determinare questa. Allora, come si fa? Per prima cosa si risolve una, insomma, si esplicita una delle variabili in una delle equazioni. Per esempio, nella seconda equazione posso scrivere y uguale 1 più x più 0. Adesso sostituite nella prima equazione. Quindi mi viene x più 3 più 3x più 3z più z uguale 7. Fate le dovute semplificazioni, vi viene 4x più 4z uguale 4. Quindi semplificando ulteriormente, sempre in questa equazione, mi viene x più z uguale a 1. X più z uguale a 1, anzi x uguale 1 meno z. Vi ricordo, adesso risostituite la seconda e avete y uguale 2, perché viene 1 più 1 meno z, che fa 2 meno z, più z, z meno z. Queste sono due equazioni. Queste due equazioni le potete completare con questa identità, z uguale a 0, cioè il parametro che avete usato, che avete lasciato libero, cioè z, lo riscrivete sotto scrivendo z uguale a 0, uguale a 0. A questo punto questa equazione qui la potete scrivere come xyz uguale, allora, se vedete uguale, non più, qui avete un vettore fisso 1, 2, 0 più continuo qua z che moltiplica meno 1, 0, 1. Allora, fate 1, 2, 0, i numeri fissi sono, diciamo, numeri, i termini noti qua sono 1, 2, 0, poi ci sono dei termini che dipendono dalla z, però qua c'è meno z, quindi è z per meno 1, qua non c'è la z, quindi è z per 0, qua c'è la z, quindi è z per 1. Quindi, la mia retta torna fuori che un'altra volta l'insieme degli xyz del tipo 1, 2, 0 più lambda volte per meno 1, 0, 1 al variare di lambda appartenente a r, cioè nel senso che il parametro che è rimasto libero, che l'incognita che è rimasta libera, cioè z, adesso lo tratto come un parametro, lo chiamo lambda e lo faccio variare in r. È la stessa di prima? Sì o no? Prima era 1, 2, 0 era uguale, poi qua c'era lambda per 1, 0, meno 1. Qua stavolta è lambda per meno 1, 0, 1. È la stessa di prima? Certo che è la stessa di prima. Perché dice, ma la direzione è opposta. E chi se ne importa? Io non sto dicendo che quando metto lo stesso lambda qua deve venire lo stesso punto di quando metto, se, quando metto 3, 3 qua e là debbano venire gli stessi punti. Sto dicendo semplicemente che al variare di lambda quello mi descrive esattamente la stessa retta. Quindi
passare dalle equazioni cartesiane alla forma parametrica è molto semplice. È molto semplice. Si tratta di ricavare due delle tre incognite in funzione di una terza incognita. E quelle sono tre le incognite, x, y e z. Allora, qua abbiamo ricavato prima la y in funzione di x e z, l'abbiamo eliminata sotto. Poi abbiamo ricavato la x in funzione di z, l'abbiamo rieliminata sotto. E poi abbiamo ripetuto z uguale a 0. A questo punto questo sistema è la mia equazione parametrica, perché è proprio x, y, z uguale 1, 2, 0 più z, che è un parametro libero, per meno 1, 0, 1. Quindi io scrivo che la mia equazione parametrica è questa. Questo tra l'altro mi conferma che all'andata ho fatto bene, cioè quando ho trasformato la mia equazione parametrica in un sistema cartesiano. Qui ho avuto più arbitrarietà, qua e qua è stato quasi automatico. Allora, come posso controllare che sta fatto tutto bene? Allora, in questo caso, che è quello che mi servirà di più, l'altro caso non mi servirà quasi mai, è molto semplice. Quella che vi viene qua deve essere una soluzione del sistema di partenza. Allora, 1, 2, 0 deve risolvere il sistema di partenza, vedete? 1 più 6 fa 7, meno 1 più 2 fa 1, e quindi è una soluzione del sistema di partenza. Il vettore che vi viene qua, meno 1, 0, 1, deve risolvere il sistema omogeneo, cioè quando qua ci mettete 0, quindi meno 1 più 1 fa 0, più 1 meno 1 fa 0. Ora, adesso non abbiamo il tempo per farlo, lo faremo lunedì, ma d'altro canto abbiamo ancora più di 10 minuti, quindi qualcosa riusciamo a dire. Adesso, come possono essere messe due rette in R3? Prima abbiamo visto come possono essere messi due piani in R3. I piani o sono incidenti, o sono paralleli, o sono coincidenti. Paralleli distinti o paralleli coincidenti, coincidenti. E se incidono, incidono in una rete. Questo perché? Allora, è ovvio. È inutile che lo ripetiamo altro. Invece vediamo un po' le rette. Adesso, due rette, come possono essere messe? Allora, o facciamo un po' la figura. Due rette non passanti per l'origine, eh? Allora scriviamolo. Posizione reciproca di due rette in R3 non passanti per l'origine. Adesso prendo una prima retta, la prima retta è del tipo P più lambda V al variabile di lambda appartenente a R. P e V sono, P mi rappresenta il vettore di traslazione e V mi rappresenta la direzione della rete. Questo vettore V e qua c'è P. Poi prendiamo un'altra retta S, Q più mu doppio al variabile di mu appartenente a R. Mo, come può essere messa quest'altra rete? Cominciamo a vedere, a controllare V e W.
Che cosa vi interessa di sapere tra V e W? Se V e W sono vabbè, quelle due sono. Se W è una combinazione delle V, che vuol dire? V e W? Oppure sono proporzioni? Non proprio coincidono. Allora, se V e W sono. Allora, cominciamo a fare il caso. V è proporzionale a W. Che significa? Allora, questo è P, questo è Q. Che significa? Questo è W, questo è V. Che significa? Cosa succede in questo caso? Che le due rette sono parallele. Vedete che hanno la stessa direzione. Posso tranquillamente, diciamo, c'è un unico piano che le contiene. Posso facilmente dimostrare che c'è un unico piano che le contiene. Questo se V e W sono non nulli e proporzionali l'uno all'altro. Poi parallele si può scindere in due sottocasi. O coincidono oppure no. Possono anche essere la stessa rete, anche se P non è Q. Per esempio, se prendevo un altro vettore di traslazione della stessa rete, cioè se Q lo prendevo qua e la rete mi viene la stessa di prima, anche se non sembrava, insomma, no? Se, due punti, se Q lo prendo sulla retta R, la retta mi viene sempre R. Quindi ho che le rette possono essere parallele. Parallele significa V proporzionale a W. Parallele si divide in parallele coincidenti e parallele non coincidenti. Parallele non coincidenti, ci sarà un piano che le contiene. Okay. Vediamo invece la situazione in cui V e, quando non sono paralleli, V e W sono come? Sono indipendenti. Se non sono proporzionali, sono indipendenti. Allora, qual è la situazione in questo caso? Come saranno le due rette? Incidenti, manco per niente. Normalmente non saranno incidenti, non saranno affatto incidenti. Se due rette erano per forza incidenti, c'erano dei grossi problemi di costruzione di strade. Normalmente le due rette saranno sghembe. Una passa sopra, avete mai visto? La strada passa sopra e l'altra strada passa sotto. Anzi, quando andate sopra, incrociate l'autostrada, voi passate sopra, l'autostrada passa sotto, almeno a casino. Chiaro? Sono sghembe. Non debbono essere per forza incidenti, non si devono incontrare per forza. Vabbè, insomma, in una cosa bidimensionale si riesce a disegnare male, però questo combina di là, non passa, non si interessa. Ok. Quindi in generale sono sghembe. Se poi, nel caso che siano sghembe, non c'è nessun piano che le contenga. Se viceversa hanno direzioni diverse ma sono incidenti, allora in quel caso c'è un unico piano che le contiene. Nel caso delle rette parallele, se sono parallele non coincidenti, c'è un unico piano che le contiene. Se sono parallele coincidenti, beh, allora sono la stessa, ci sono infiniti, c'è un fascio di piani. Chiaro? Quindi questo caso si divide in rette, si chiamano sghembe,
oppure rette incidenti. Come si fa a vedere se sono incidenti o sghembe? Bisogna capire se hanno un punto in comune o no. Se hanno un punto in comune sono incidenti, se non hanno un punto in comune sono sghembe. Ora andiamo a tracciare due rette sghembe, o almeno un'approssimazione di due rette sghembe. Così introduciamo l'esercizio che, col quale partiamo lunedì. Due rette sghembe non si intersecano, tuttavia pur non intersecandosi ci saranno due punti sulle due rette che, appunto, se le rette non sono parallele saranno unici, questa coppia di punti sarà unica, che sono i punti di minima distanza. Per la precisione, quando è che avrò, insomma, quali sono i... io voglio sapere, ci sono due punti su R e su S che sono più vicini di ogni altra coppia di punti presa rispettivamente su R e su S? Sì. Allora, quando è che questo avviene? Questo avviene quando, e c'è un unico caso in cui avviene, il segmento che congiunge i punti P e Q forma un angolo di 90 gradi con la retta di sopra. Allora, questo formando, congiungendo P e Q, se io prendo la retta R e la retta che contiene il segmento PQ, queste sono due rette incidenti, quindi sono contenute in un piano. Se la retta R e la retta che contiene PQ sono ortogonali in quel piano, e se la retta che contiene PQ, diciamo, chiamiamola T, questa retta qua, se R e T sono ortogonali nel piano che le contiene, e se S e T sono ortogonali nel piano che le contiene, allora il segmento PQ è esattamente il segmento di minima distanza. Che sia di minima distanza si può dimostrare facilmente. Intanto possiamo facilmente mostrare che se invece di P prendo P', lo vedete che QP' è più lungo di QP, perché questo è un triangolo, che questo è un cateto e questo è l'ipotenusa. Allo stesso modo, se prendo PQ e PQ', PQ è più corto di PQ'. Per quale motivo? Perché anche qua sotto questo è un cateto e questo è l'ipotenusa. Questa non è ancora la dimostrazione completa, bisognerebbe vedere che anche se io prendo P' o Q' è sempre più lungo di PQ, però come si riesce a fare abbastanza facilmente. Quindi, cosa posso dire? Se io ho due rette che non hanno la stessa direzione, questa qui la maggior parte delle volte, se i numeri sono presi a caso, sarà quasi sempre sghembe. Quando è che ho la minima distanza tra due rette sghembe? Quando prendo su E, allora immaginate due rette parallele al piano orizzontale, allora una passa sotto, cioè due strade, state guardando da sopra, cioè le due strade, una passa in così e una passa nell'altra direzione, però sono le strade normalmente sono piane, cioè sono parallele al piano, diciamo, tangente alla terra in quel punto, quindi sono orizzontali. Solo una, per questioni, per non fare l'incrocio, una è più sopraelevata e l'altra passa sotto. Allora, qual è il punto di minima distanza? Qua è ovvio, no? Si capisce, quando guardando da sopra guardate esattamente un punto della strada che sta sotto, no? Se io guardo dall'alto, immaginate che questo sia su un piano orizzontale, qua questo è un piano orizzontale più elevato, guardo dall'alto, allora vedo una strada che fa così, una strada che fa così, il segmento di minima distanza è quello verticale che congiunge, questo è il punto P che sta sopra e che è sovrapposto, guardando dall'alto, al punto Q
non sono uguali, sto guardando dall'alto, quindi guardando dall'alto io guardo QT che sta sopra a Q, ok? E quello è chiaramente il punto più di più diciamo è la minima, è il segmento di minima distanza. Ora quindi sto dicendo che il segmento di minima distanza ha una direzione che è ortogonale sia alla direzione della retta R che alla direzione della retta S. Ok? Ricordate questa osservazione perché ci servirà lunedì. Lunedì che vogliamo fare? Prendiamo due rette in R3. Una ve la do in equazione parametrica e una ve la do con l'equazione con il sistema cartesiano. Poi vi dico, queste due rette io le prendo a caso, quindi potrebbero essere parallele, potrebbero essere sghembe, potrebbero essere incidenti, però normalmente saranno sghembe se i numeri sono presi a caso. Però qualche volta può capitare che sono parallele oppure sono incidenti. Io vi dico, calcolatemi la distanza tra le due rette. Allora, come si fa? Innanzitutto questa distanza, se le rette sono sghembe, esiste ed è 1. Dovete trovare la distanza e i punti di minima distanza. E vedremo come si fa. Se per caso i punti di minima distanza verranno uguali, vuol dire che le rette erano incidenti e la distanza è 0. Quindi le rette diciamo incidenti non andranno considerate come un caso a parte nella procedura che faremo. L'unica cosa che può capitare che le rette siano parallele, allora quello può dare qualche problema, lo vedremo, questo lo vedremo meglio lunedì. Però quello, se sono parallele in realtà si vede subito, perché quando passiamo le pensiamo alla prima cosa, le pensiamo tutte e due in forma parametrica, e se le due rette sono parallele vuol dire che V e V doppio sono proporzionali. Vabbè.